Giuseppe Garibaldi, spesso a cavallo, come qui a Buenos Aires, in Argentina, o a piedato come a Montevideo, in Uruguay, o semplice busto a Lima, in Perù, Garibaldi è sempre presente nelle piazze del Sud America. Garibaldi è presente in molte piazze del Sud America. Il presidente dell'Associazione Italiana Unione e Benevolenza, Cesare Spezzaballi, ci parla del perché di tanta popolarità di Garibaldi in Argentina. Poiché Garibaldi in Italia si conosce come l'ero dei due mondi, però non è, almeno nella mia generazione, non era conosciuta questa popolarità e il perché dell'ero dei due mondi. Abbiamo potuto constatare, noi emigrati dell'ultima guerra, abbiamo potuto constatare che effettivamente Garibaldi aveva seminato qua con la spada e col suo pensiero, no? Gli ideali più sacri della libertà e della giustizia dei popoli, che erano sottoposti della parte sud dell'America del Sud, del Brasile, dall'imperialismo di quel tempo, no? E nella parte argentina da Juan Manuel de Rosa, il quale dittatorialmente governava, no? Il Rio della Plata. Questo seme di libertà e giustizia che Garibaldi e Mazzini hanno seminato in Italia, in Europa, in se stesso, no? È stato preso dagli intellettuali, dai politici argentini dell'epoca e lo hanno riportato qua in Argentina, no? Tanto è vero, no? Che i circoli liberali, i circoli repubblicani fino all'anno 1930 erano i più noti, no? E i più potenti dentro della politica sudamericana e specialmente argentina. La figura di Garibaldi è legata alla presenza italiana in Argentina piuttosto che al ruolo svolto da Garibaldi nella storia del paese. Oggi Buenos Aires è una città in gran parte moderna. Poche sono le tracce della Buenos Aires coloniale che ricordano l'origine spagnola della città. È intorno a Plaza de Mayo, fiancheggiata dalla cattedrale, dalla Casa del Governo, detta Casa Rosada, e dal vecchio Cabildo, che sorge la parte storica della città. Questa piazza fu al centro di tutte le principali vicende del paese, a cominciare da quel 25 maggio 1810, quando il popolo, riunito di fronte a Cabildo, iniziò quel processo rivoluzionario che sarebbe poi culminato con l'indipendenza politica del paese. Le cause che spinsero l'Argentina a liberarsi del dominio spagnolo furono molteplici. Intanto il desiderio di rompere il pesante monopolio commerciale esercitato dalla Spagna che isteriliva l'economia. Il risentimento dei creoli contro i funzionari inviati da Madrid, spesso indifferenti ai bisogni e ai problemi locali. L'influenza esercitata dalle ideologie francesi dopo il 1789. Infine, l'eco e l'esempio della rivoluzione americana. Su questo periodo storico ci parla il colonnello Guillermo Gallagher, scrittore e storico argentino. Bueno, acá en 1810, en este mismo lugar donde estamos, nel 1810, in questo luogo, iniziò l'emancipazione più che argentina sudamericana. Ha inizio il movimento di liberazione, che provoca, negli anni successivi, le guerre di indipendenza, che portano nel 1816 alla dichiarazione dell'indipendenza argentina a Tucumán. Con la indipendenza, la declarazione dell'indipendenza argentina in Tucumán, e tutto questo finalizza. Questo processo culmina nella battaglia di Ayacucho nel 1824 in Bolivia con un esercito comandato dal maresciallo José Antonio de Sucre. Así que estamos realmente viviendo un momento, un punto muy histórico. Come si inserisce Garibaldi in questo contesto storico sudamericano? Io credo che Garibaldi entra perfettamente bene in questo contesto. Garibaldi si inserisce molto bene in questo contesto storico, arrivando, come lei sa, in Sud America nel 1835. Garibaldi è una figura leggendaria, romantica. È una figura leggendaria, romantica. In lui si riassumono tutti gli ideali di questo momento storico.
quelli della lotta contro il colonialismo e quelli per le giustizie sociali. E anche gli ideali della giustizia sociale. Garibaldi los comprende perfettamente, sempre lucha a favore dell'opprimido contro il poderoso. Garibaldi lotta sempre a favore degli oppressi, contro i potenti. Qui impara ad andare a cavallo come un vero gaucho, impara la strategia della guerriglia, che più tardi applicherà in Europa, usa il poncio del gaucho della Spampas. Incarna in un determinato momento storico molti dei nostri ideali sudamericani ed è una figura che ha avuto uno spazio ben preciso nella nostra storia. Il generale San Martín fu l'eroe dell'indipendenza argentina. Varcate di sorpresa le Ande nel 1817, liberò nel 18 il Cile e nel 21 il Perù. Poi, nel 1822, con nobile disinteresse, si ritirò di fronte a Bolivar. Ma ormai ogni pericolo di riconquista spagnola era scomparso. Ma la vita della nazione non fu facile. Per i dissidi e le lotte fra i partigiani di un governo presidenziale e centralizzato, detti unitari, e i federalisti delle province, sostenitori degli interessi dei feudatari agrari. Anche se fu proprio un federalista, Manuel Rosas, a esercitare dal 1829 per ben 23 anni il potere e a diventare più centralista degli unitari stessi che egli combatteva dopo aver fatto di Buenos Aires il centro del suo governo contro le province. Sulla figura di Juan Manuel de Rosas ci parla il professor Enrico Cardini dell'Università del Salvador di Buenos Aires. A cosa possiamo attribuire la diversità di opinioni sulla figura di Rosas nella storia argentina? Penso che le cause che più discutono, fanno discussa la sua figura, sono il fatto che da un lato lui non portò mai a termine una organizzazione costituzionale del paese, che forse avrebbe potuto farlo per il potere che accentrava nelle sue mani, e dall'altro lato il fatto dei metodi di cui si è valso per ottenere e mantenere il potere. Diciamo la polizia segreta, la masorca, che è un po' una specie di, oggi diremo, polizia politica, che in quell'epoca non si poteva fare un gruppo, diciamo, di gente armata che eliminava i suoi avversari, e allo stesso tempo è difeso da quelli che dicono che è stato un difensore del popolo. Infatti Caudillos in genere avevano una base popolare e perciò fu un difensore della classe cittadina e delle libertà, delle autonomie provinciali in conto delle idee centraliste della classe unitaria degli abitanti del porto di Buenos Aires. Garibaldi ha partecipato direttamente in qualche azione militare contro Rosas? Garibaldi è incaricato dal governo di Montevideo di una spedizione lungo il Paraná nell'anno 1841-42. Al ritorno si vede quasi coinvolto nella battaglia di Arroyo Grande, dove Oribe batte a Rivera. Per fortuna riesce a fuggire, si rinchiude in Montevideo, dove partecipa alla difesa della città assieme a Rivera durante tutto quel periodo. E accompagna anche a Rivera in una uscita dalla città, in uno scontro a Salto nell'anno 1845, dove partecipa attivamente. E lì si può dire che finisce la partecipazione esterna di Garibaldi. Il resto poi fino al 48 resterà nella città di Montevideo e poi ripartirà per l'Italia. Fu Rosas a sostenere il capo dei conservatori uruguaiani Oribe, che nel 1839 cercò di togliere il potere al presidente Rivera. Iniziava così la Guerra Grande, che avrebbe visto scendere in campo Garibaldi e i volontari italiani a favore della Repubblica dell'Uruguay nelle file dei democratici contro Oribe. Sentiamo dalle memorie di Garibaldi. Partito da Montevideo, coi tre legni suddetti, ebbi da sostenere un primo combattimento contro le batterie dell'isola di Martin Garcia, isola che comanda il fiume verso il confluente dell'Uruguay col Paraná, d'un'altezza considerevole
e dalla quale bisogna passare vicino, non essendovi altri canali più lontani adeguati per bastimenti grandi. Ebbi alcuni morti e feriti in quel primo conflitto e passai oltre. A 3 miglia da Martin Garcia arenammo con la Costituzione e disgraziatamente in tempo che la marea abbassava, di modo che immensa fatica ci costò il poterla rimettere a nuoto, ma grazie a molta risoluzione ed energia da parte di tutti gli ufficiali e marini non fu perduta in quella circostanza la nostra flottiglia. Mentre eravamo occupati a trasbordare gli oggetti di peso sulla Procida, comparve la squadra nemica dall'altra parte dell'isola, avanzandosi a piene vele e con vento favorevole su di noi con 7 legni. La Costituzione era arenata circa 3 piedi e priva dei suoi principali cannoni, ammonticchiati sulla piccola Procida. Era quella veramente una terribile situazione per me. La Procida completamente inutile, la Costituzione più inutile ancora. Non rimanevami se non che il brigantino Pereira, il cui coraggiosissimo comandante trovavasi vicino a me con la maggior parte del suo equipaggio, aiutandoci nei nostri lavori. Intanto il nemico procedeva superbo alla vista e dalle acclamazioni delle truppe dell'isola, sicurissimo della vittoria, con 7 forti legni da guerra e noi rimasti con un solo disponibile ma debole. Il mio animo non era dato alla disperazione, ciò che non mi è mai succeduto, ma lascio all'altrui sagacia il figurarsi lo stato mio. La fortuna anche questa volta stese la sua mano potente e protettrice sul mio destino, e non ci voleva altro che un colpo della sua ruota. Il legno ammiraglio del nemico, il Belgrano, arenò esso pure nelle vicinanze dell'isola, a circa 2 tiri di cannoni da noi, e fummo salvi. Il contrattempo del nemico aumentò l'alacrità nostra. In poche ore la Costituzione galleggiò e ricevette nuovamente la batteria e tutto il materiale suo già trasbordato. Garibaldi non è stato certo l'unico italiano a passare per l'Argentina. Ce lo conferma il professor Roberto Marcenaro Butel, docente di demografia presso l'Università Cattolica di Buenos Aires. La immigrazione italiana alla Repubblica Argentina. L'emigrazione italiana in Argentina è stata un fenomeno molto importante, più importante di una normale immigrazione in un paese. Più importante che lo che può parecer ordinariamente un movimento di emigrazione a qualsiasi paese. Gli italiani cominciarono a venire in Argentina in quantità considerevole a partire dal 1856. All'epoca l'Argentina era un paese praticamente spopolato. In esa epoca l'Argentina era praticamente un paese despoblato. L'Argentina ha una superficie 10 volte superiore all'Italia e all'epoca era abitata da 1 milione di persone. E aveva 1 milione di abitanti. Fu allora che in Argentina ci si accorse come molti italiani partivano per il Nord America, per il sud del Brasile, e anche l'Argentina iniziò ad organizzarsi e ad aprire le porte agli emigranti europei. Al sud del Brasile, eccetera. E l'Argentina che in questo momento si organizza apre le porte agli immigranti europei. Ma parlare di emigrazione europea in Argentina è parlare principalmente di emigrazione italiana. L'emigrazione italiana è stata sempre la più numerosa, tanto è vero che adesso invece di essere 1 milione siamo 28 milioni di abitanti. E la nazionalità più importante nella composizione attuale della Repubblica Argentina è senza dubbio l'italiana. In secondo luogo la spagnola, ma noi siamo più italiani che spagnoli, senza dubbio. Possiamo dire che vennero 3 milioni di italiani durante il periodo dell'emigrazione per rimanere, senza considerare quelli che facevano avanti e indietro. Alla fine sono rimasti 3 milioni di italiani. Han quedado como 3 millones de italianos en Argentina. Entonces, para la Argentina, sin duda ninguna, ha sido muy importante.
Per l'Argentina è stato senza dubbio molto importante e direi anche per gli italiani, perché all'epoca delle grandi emigrazioni esisteva una relazione molto stretta tra i due paesi. Ancora oggi, se uno viaggia per l'Italia, trova sempre qualcuno che ha un parente, un amico, qualche conoscente che vive in Argentina. È stata realmente, per molto tempo, la seconda patria per gli italiani. Era realmente, durante molto tempo, la seconda patria degli italiani. Nella seconda metà del secolo scorso, un gruppo di immigrati genovesi si stabilì alla Boca, alla foce del Riachuelo. Costruirono e dipinsero le loro case con colori molto vivaci per renderle più allegre e forse, si dice, perché usarono i colori avanzati per altri usi. Risparmiando, inventarono uno stile. Oggi la Boca è un quartiere caratteristico. Gli antichi immigrati sono andati altrove, anche se dovunque restano insegne scritte in italiano. Ma la Boca rievoca soprattutto il tango. Il vero è che 1000 uomini ed altri 1000 arrivarono attraverso un mare che aveva 5 lune di larghezza ed era ancora popolato di sirene e di draghi e di pietre calamite che impazziscono la bussola. Ficcarono delle tremule capanne sulla costa, dormirono spaesati. Dicono che nel Riachuelo, ma son frottole inventate nella Boca, fu un isolato intero nel mio rione. Palermo. Un isolato intero, ma a metà della campagna, esposto alle aurore, alle piogge e alla burrasca. L'isolato diritto che persiste nel mio rione. Guatemala, Serrano, Paraguay, Guruchave. Questa è la Buenos Aires di Jorge Luis Borges. Un'altra poesia di Borges ci riporta alla Buenos Aires del tango. Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango che ho visto ballare sullo sfondo di un tramonto giallo da chi era capace di un altro ballo, il coltello. Caminito che il tiempo ha borrado, che juntos un día nos vistes pasar, he venido por un vez, he venido a contar de mi mal. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también. Desde que se fue, triste vivo yo. Seguiré tus pasos, caminito, adiós. Caminito, il tango forse più celebre, è del 1923. Certo, molto più antica, l'origine del tango, forse africana o da tangò, il tamburo dei negri di Rio. Ma furono gli immigrati a trasformarlo in quello che noi oggi conosciamo. Carlos Gardel, il re del tango, non era di origine francese.
Desde ese ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado. Las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás. Da quel giorno, quante cose sono accadute a entrambi. La partenza e la pena di amare e non essere amato. Io sarò morto e tu continuerai a fiancheggiare la nostra vita. Buenos Aires non ti dimentica, tango che fosti e sarai. Come sarà cambiata la tua strada, Corrientes, si diceva da Parigi il personaggio di un tango. Ma tutta la città è profondamente cambiata. Non lontano dall'aristocratica torre inglese sorgono sempre più nuovi grattacieli. L'Argentina non è solo nel tumulto della capitale. Ce lo ricorda il poema nazionale, il Martin Fierro. E in quell'ora della sera in cui tutto al fine tace e la terra nel suo corso si addormenta e trova pace, stretto il cuore di tristezza verso il piano si incammina. È triste in mezzo ai campi passar notti e notti intere, contemplando in lor cammino mondi e stelle che Dio crea, e per tutta compagnia la solitudine e le fiere. All right.